sinistra. Occhio al baricentro, signorina. Questo è un veicolo ad alte prestazioni, non uno dei vostri macinini spazzaneve. Sai che ti dico, Shark Finn? Se ci tieni così tanto alla tua preziosa nave, puoi anche portartela da solo. Ehi, io non faccio lavori manuali. Ho della gente per questo. Ricordati, Finn! L'Illuminator aiuterà gli Skylander a superare qualsiasi bufera caos possa creare. Beh, grazie per il prestito. È proprio... ecco, luccicante. C'è un interruttore per accenderlo? No, non è così! Facci passare la luce attraverso e lui farà il resto. Davvero? Come questo? Aspetta, Flynn! No! I miei occhi! E questa luce accecante è permanente? Flynn! Oh, grazie. Ciao, non è che sono stati benvenuti in questo nuovo missione video. Oggi siamo qui tornati su Scredes Waffles, perché sì, non ho ancora di dirci Starfield Fantasy. Yeah, ma comunque chi se ne frega tanto, non è che molta gente guarda i miei video. Comunque, ad ogni modo, io sono che di solito vorrei registrare un po' di tutto, perché altrimenti non si va, non vado più avanti, non posso registrare le persone che voglio registrare, perché ne posso tenere al massimo in ballo 3, e appunto sono 3 quelle che ho in corso. E quindi adesso, vabbè, comunque, perché non avessi visto lo scorso episodio di Skyrim Swappos, dobbiamo andare, perché sto saltando così perché non so che cosa fare, quindi salto. Dobbiamo andare, avevamo recuperato l'Illuminator, siamo andati a prendere il prestito dell'Illuminator per andare nel Monti Gelo Festante, dove possiamo andare a trovare il terzo antico segugio del gelo. Oh, questa volta me lo sono ricordato, grazie a Dio, no, perché l'altra volta, 3 secondi dopo che l'aveva nominato, già me l'ho dimenticato. Adesso fortunatamente me lo sono ricordata. Bene, parliamo con Shopping, affiliamoci le rame e andiamo. Guarda com'è vistoso quel corno, fa a pugni con il colore della carrozzeria. Ah, cosa non mi porta la mia bontà d'animo? Sì, signore, è proprio una farsa. Aspetta, di cosa stiamo parlando? Oh, non importa. Andiamo a trovare questo segugio del gelo e speriamo che la magia dentro quell'unicorno ci aiuti a superare le bufere. Quando vuoi, Skylander? Sono andato a cedere i termini, c'avevo freddo. Esmeralda è piena di sorprese.
sfera di neve dice di andare un po' a sinistra. Se lo dici tu. Certo che quegli elfi sono in gamba, questa cosa è fantastica. Tieni gli occhi aperti, Flynn. Non vorrei speronare un iceberg. Rilassati, Shalvicoso. Con questo lucinetto e la sfera con la neve magica, trovare il segugio del gelo sarà una... passeggiata. Com'è che sono finito a portare questa cosa? Nonostante questo, la sentinella sono ancora io e gli squali non hanno palpebre. Io ce le ho le palpebre. Se non le avessi, come potrei fare questo? Non capisco che vuoi dire. Guarda, meglio se restiamo concentrati. E adesso? Che si fa? Non lo so. Sai che ti dico, amico? Sei in gamba, anche se non hai le palpebre. Grazie, Flynn. È bellissimo. L'infarto. Ascolta, stiamo cercando l'antico segugio del gelo. L'antico segugio del gelo è in cima alla montagna. Il sentiero ti porterebbe dritto fino a lui, ma le lanterne si sono spente e con questa tempesta rischi di perderti. No problem, gli elfi del gelo hanno detto che questo illumino coso magico è in grado di trovare la strada in qualsiasi situazione. Ma prima, dici qualcos'altro sul cacao. Ottimo. Segui la sua luce e raggiungimi. Io ti aspetterò più avanti. Ma sii prudente. Qui sta succedendo qualcosa di strano. Aspetta! Non abbiamo ancora avuto il nostro cacao! Ehi, dov'è andato? Cos'è? Sparito. Segui l'illuminato. Ok, quindi abbiamo scoperto che la montagna è abitata da Yeti. E che adesso sapete, quindi sì, è l'illuminetto, quell'arcobaleno luccicante. Comunque, si è trasformato. Vabbè, sono tutti tanto l'illuminetto. Adesso sapete la cosa da quanto sono molto intelligente a quanto vedo. Ovviamente non dobbiamo fare tutto troppo tempo, che altrimenti si spacca. Attacca brighe, eh. Però mi sa che deve trovare il persona che da attaccare la briga, comunque, tipo, con questa tempesta, non si vede un picco secco di niente, ma io vedo perché sono intelligente. Allora, ma ho visto che c'è una cosa di là, io ci voglio andare a vedere, voglio andare a vederla. No, ci posso andare? No, volevo vedere che c'è una cosa là. Ah, già vedo l'anima che qui non ci posso andare, eh. No, non ci posso andare. Evitiamo di spaccare tutto. Ok. No, dopo la cassa di confessione. Molto bene. Ah, mi sono dimenticato una cosa. I Skylanders dell'Elemento Terra sono più forti in questa zona. Oggi comunque, visto che in questi ultimi giorni, non ho tanta voglia di fare video perché sono stanco per problemi di scuola. Oggi facciamo solamente un capitolo. Due capitoli, dai, perché dopo questo c'è il boss e i boss vengono classificati come capitoli, quindi. Molto bene, qui ci sono delle cose, cubetti d'aria. Questi so cosa sono. Allora, ciclopi, via ciclopi, mitragliatori di lame. Come ho parlato, boh. Ah, ciao Fritz! Fritz, giusto? Fritz, no. Ciao qua. Sempre stata accesa. Essere successo qualcosa al segugio del cielo. Il nostro villaggio è bloccato dalla neve e il sentiero che sale in montagna è chiuso. Se vuoi continuare la tua scalata, dovrai disperdere la bufera. Molto bene, beh, so già come fai, cioè, proprio la fascettina che te lo indica. Vole. Oh, sì che ci si vede, cavolacci. Grazie per aver mandato via la bufera, Skylander. Ora che la bufera è passata, puoi uscire dalla porta all'estremità più lontana del villaggio. Da lì parte un sentiero che si addentra nelle montagne. Bene.
Voglio vedere se si può entrare nelle case, perché forse c'è qualcosa di interessante. Cos'è questo? C'è un cane a 6 zampe, qui tutte le donne, qui tutte le bestie sul monte hanno 6 zampe. È un pupazzo di quei cosi, animali palloncini appunto con 6 zampe. Ah, eccola la porta che si può entrare. Pan di zenzero, che bello, ci sono pure vicini a Natale, guarda. Fandango, va bene, qui l'obiettivo per chi non lo sapesse è di riuscire a mettere insieme queste due, come si chiama, saette, due, comunque sono... Sono, ad ogni modo, sono Shock Bolt. E aspetta un momento. No! Aspettate, un momento. No. Ah! Aspetta. Sì, ce l'ho fatta, grande. Temo di non farcela più. Bene, che ce l'ho fatta. Oh, ce l'ho fatta, pensavo fosse un'impresa, invece è stato facilissimo. 7 forzieri, ma cavolo, sono ancora due lungo questo livello. Cavolo, io che mi avevo detto di finirlo entro 1 ora e 5 minuti. Dai, fatemi andare avanti, va. Quasi. Ah, Dio. No, non ce l'ho fatta. Sì, l'ho presa. Oddio. Aspetta, ci sono quasi. Sì, vai! Ecco perché quasi. Però apri il cancello. Oh, grazie.